Adesso ascolterete un tema di cruciale importanza. L'Italia ha dato al mondo saperi, ha espresso grandissimi scienziati e uomini di cultura, ma questo governo non investe né sul sapere né sulla cultura perché non ha uomini che abbiano una relazione degna di questo nome con queste parole: conoscenza, sapere, scienza. Allora, noi dobbiamo farne un grande cavallo di battaglia, perché in questo c'è una possibilità di sviluppo per il nostro paese e una possibilità di eccellenza. Ascolterete qualcuno che la sa lunga su questo tema, non c'è neanche bisogno di presentarlo. Bene. Allora, lo diceva Monio Vadia, che questo governo ha smesso di investire sulla ricerca, sulla conoscenza, e i numeri parlano chiaro: l'Italia sta in fondo alla classifica dei paesi europei, altro che obiettivo di Lisbona del 3% degli investimenti in ricerca. Siamo ben lontani da quel valore, siamo neanche all'1%, perfino paesi che sono di recente entrati nell'Europa investono di più di noi. Se il tema dell'investimento pubblico è importante, ancora più importante, mi scuso per la voce, è la risorsa umana. Poche cose come la ricerca hanno bisogno di uomini e donne che ci mettono l'intelligenza, che ci mettono il cuore, che ci mettono le idee. Ebbene, l'Italia su questo versante sta ancora peggio. È uno di quei paesi che in questi 10 anni, dal 95 al 2005, ha visto ridurre il numero di ricercatori. Nello stesso periodo, in Spagna il numero dei ricercatori è raddoppiato. Siamo in coda rispetto al resto dell'Europa per quanto riguarda il numero di ricercatori per migliaia di abitanti. Queste due, in aggiunta a questo, ed è ancora più grave, sempre di più negli ultimi anni, grazie alle azioni di questo governo, il numero di ricercatori stabilizzati è sempre di meno. Secondo i numeri che ci danno il coordinamento dei ricercatori precari, e quindi ci dobbiamo credere, circa il 40% dei ricercatori delle università, negli enti pubblici di ricerca, è precario, è co-co-co, è contratto a termine. Pensate che l'Europa ci ha dato uno statuto dei ricercatori, in base al quale ogni Stato si è impegnato, e anche il nostro, si è impegnato a garantire nella fase iniziale dei giovani ricercatori le condizioni per migliorare la loro preparazione e per dare il massimo della loro intelligenza. Ebbene, vi pare possibile che questo si possa fare con un contratto a 6 mesi, con un contratto a 3 mesi? Questa è la situazione della ricerca. Ma voglio concludere, smettendola di snocciolare numeri e andando al cuore del problema: perché questo governo ha deciso di smantellare la scuola, l'università, la ricerca pubblica? Perché pensa che la conoscenza sia una merce e come tale deve essere gestita dal privato. Abbiamo dato meno soldi all'università, hanno tagliato i fondi all'università per darli alle industrie che fanno ricerca. Ma quale ricerca? Se la ricerca privata in Italia è fra le più basse d'Europa. In Italia solo 4 aziende su 500 in tutto il mondo fanno ricerca. Quindi di quale ricerca stiamo parlando? La verità è che si tolgono risorse alle istituzioni pubbliche, alla scuola, all'università, per darla ai privati. È una mercificazione della conoscenza che noi rifiutiamo. Sinistra e Libertà è in campo anche per questo, perché la conoscenza è un bene pubblico, è un bene di tutti, è un bene a cui tutti devono poter accedere per poter migliorare. Una società a cui noi guardiamo è una società in cui veramente la circolazione delle idee, dell'informazione, della conoscenza sia totale. È questa la società della conoscenza che noi vogliamo realizzare qui in Italia. E voglio concludere con una battuta. Nel loro furore ideologico,
Brunetta, la Gelmini vogliono cancellare il 68 dalla scuola italiana. Ebbene, quel 68 ci ha detto alcune cose importanti, ne cito soltanto due. Riprendiamoci il futuro, perché il futuro è nella ricerca, è nella formazione. Ai nostri giovani dobbiamo dare gli strumenti per poter essere rappresentativi, presenti in un'Europa del ventunesimo secolo. A Brunetta, che ha detto agli studenti dell'Onda che sono dei guerriglieri, io rispondo con un altro slogan del 68. Una risata vi seppellirà. Grazie.